Ciao, come state? Ah, torniamo di nuovo al nostro appuntamento del martedì. E quindi, come sempre, ho cercato un argomento da poter così proporre per domani mattina nella nostra diretta delle 9 e un quarto. E mi sono detta, vediamo un po', che cosa potremo parlare domani? Beh, intanto, questo weekend sono andata in montagna. E con la montagna, insomma, pensavo di iniziare a raccogliere le castagne. E invece no, perché? Perché castagne non ci sono ancora. Mi hanno detto che, insomma, gli abitanti del luogo mi hanno detto che sono ancora un po' indietro, nel senso che ci vuole ancora un po' prima che si possano raccogliere i ricci e quindi dentro le castagne. E allora mi è venuto in mente che con le castagne prima o poi riuscirò a fare di nuovo la marmellata. A proposito di marmellata di castagne o anche i dolci, cercando così nell'archivio i vari dischi, bene, ho trovato questa che poteva essere una copertina ideale per raccontare un po' il nostro martedì mattina. La colazione, come vedete, insomma, ci sono anche qui dietro. Vedi qua le marmellate e sicuramente ci può essere anche quella di castagne, ma ci possono essere anche le marmellate dei frutti di bosco, insomma tutto quello che un po' ci regala la natura. E allora mi chiedo, qual è la vostra colazione? Cioè, siete di quelli che in qualche modo saltano la colazione perché hanno fretta e quindi un caffè veloce via? Oppure vi siedete a tavola, magari anche alzandovi un'ora prima e cercando, insomma, di mangiare tutto quello che può apportare una, diciamo, una sana colazione, ma anche una bella giornata lavorativa, non solo. Bene, scrivetemelo. Io nel frattempo vi posso dire che una volta mi abbuffavo un po' di più, poi ho deciso di così seguire un pochettino la dieta. Più o meno, e quindi la mia colazione è solamente fatta di latte, e quindi un tazzone di latte e caffè, e ci puccio dentro quattro biscotti semi integrali. Eh sì, invece una volta mangiavo anche lo yogurt, bevevo il succo d'arancia. È vero che questo magari lo faccio in estate quando vado via, se sono fuori casa, magari anche in albergo o non lo so come è successo quest'estate a Creta, che insomma mi sono lasciata un po' più andare via per le vacanze, diciamo così. Bene, quindi domani mattina, come sempre, alle 9 e un quarto vi aspetto e aspetto anche di sapere, sì, qual è la vostra colazione. Ciao, un bacio!